Un saluto a tutti, benvenuti in Biblioteca Ragazzi. Siamo Francesca e Alice e oggi faremo un piccolo tour nella sezione Prime Letture, dedicata ai bambini dalla fascia di età dai 0 ai 5 anni. Come potete vedere, la sala è coloratissima, con tavolini e seggioline a misura di bimbo e scaffali bassi dove i bambini possono scegliersi i libri in autonomia. Questo spazio viene utilizzato durante tutto l'anno anche per le attività di laboratorio organizzate dalla biblioteca. La seconda parte della sezione è però la nostra preferita. È occupata da un grande tappeto morbido con cuscini dove sedersi per leggere o ascoltare le storie. Abbracciando una fascia di età molto ampia, dove le competenze del bambino si sviluppano velocemente, la sezione ospita tante tipologie di libri. Partiamo da quelli dei più piccoli, che sono morbidi, fatti di stoffa come questo, e hanno sempre delle parti da sollevare o degli inserti da toccare. Poi abbiamo quelli grossi, cartonati, resistenti come questo, oppure il trasformapappa, che è questo qui con la doppia pagina. Bevo il mio latte dalla tazza gialla e si trasforma in un pesce palla. C'è un pomodoro con il gamba a stella, ma si trasforma in una coccinella. I cartonati possono avere anche degli inserti tattili, come questo qui, dove si accarezza il pelo dell'orso, oppure inserti a marionetta, dove infilare la manina per animare il protagonista, il lupo. Sono tutti colorati, illustrati e di diverse dimensioni, dal formato più grande a quello più piccino. Fra quelli sicuramente più richiesti figurano i libri sulle emozioni, sulla famiglia e sull'amicizia. E a proposito di questo, aggiungiamo che non è fondamentale concentrarsi sul titolo per identificare un certo tema. Ad esempio, se cerchiamo un libro sulla rabbia, troviamo subito Che rabbia di Dallande, oppure Il libro arrabbiato. Ma certo, la stessa emozione si può e anche si deve ricercare nei rapporti e nei sentimenti dei personaggi di una storia che magari ha tutt'altro titolo, come per esempio I tre mostri, oppure Il litigio. Ed eccoci qui, nello spazio morbido, per vedere insieme alcuni libri nuovi e non della sezione Prime Letture. Cominciamo subito con I miei primi libri di bebè di Émile Jadoul, edito da Gallucci. Si tratta di una comodissima valigetta di cartone al cui interno sono disposti tre libricini, anch'essi di cartone, molto pratici e di facile manipolazione da parte dei bambini. Sono adattissimi ai bambini di 2 anni e adesso vediamo subito di che cosa parlano. I temi sono Splash, su quanto è bello fare il bagnetto, Bravo. Beh, qui il tema lo potete intuire, è sul successo di utilizzare il vasino. E infine bacini, sulle tante tipologie di bacini tra animaletti. Per esempio abbiamo un bacione al piccolo ippopotamo, oppure un bacione gigante da elefante. Eccoci qua, io vi presento una collana che si intitola Scopri e gioca, edita da Gallucci e con i disegni di Natalie Sciutti. Sono pensati per i bimbi piccolissimi, quindi a partire dall'anno di età, e le caratteristiche che rendono unici questi libretti sono innanzitutto il cursore. Vedete, questo è il bosco. Il cursore è questo, dove il bimbo può infilare il suo ditino e partecipare così alla trasformazione o all'animazione di un'azione o di un movimento, in questo caso dell'animale. Questo permette anche di migliorare la motricità e la percezione tattile, visto che in ogni pagina c'è un pezzo che si muove e può essere spostata, tirata o ruotata. La seconda caratteristica, che per noi bibliotecari è molto importante, è la cartonatura molto molto resistente. Guardate quanto è spessa una pagina. Ogni titolo affronta un tema, come ad esempio la descrizione di un ambiente, la casa, il giardino, la montagna, il mare, ma ecco qui i titoli che al momento sono disponibili in biblioteca. Sempre a proposito di libri gioco, anche se adatto a una fascia di età più grande, si adatta bene a bambini che vanno dai 4 agli 8 anni, vi mostro anche questa novità. Ti conosco Mascherina di Ilaria Capua con le illustrazioni di Ilaria Faccioli. Il libro affronta un tema attualissimo che però viene sviluppato in modo divertente ed educativo. Una scienziata infatti spiega bene
ai bambini che cos'è il virus e cosa fare per affrontarlo. Ha il cursore in copertina, come vedete c'è la mascherina che si alza e si abbassa, ma la peculiarità è che all'interno, oltre alle illustrazioni e al testo, ci sono delle finestrelle che si aprono in cui ci sono le informazioni scientifiche e le buone pratiche. Questo invece si intitola Zebra dalla sarta, è di Silvia Borando ed è edito Minibombo. Descrive 21 outfit di una zebra molto esigente, che alla fine però sceglie il suo mantello, perché si sa, zebrato è sempre di moda e soprattutto è un ottimo modo per accettare se stessi. Oltre a introdurre i bambini nell'articolato mondo della sartoria attraverso termini più o meno specifici come quadrettato, puntinato, denim chiaro, marinaro e via così, questo libro allena molto la creatività perché consente al bambino di immaginare lo stesso soggetto in vesti diverse. Ecco un altro libro della stessa casa editrice e della stessa autrice. Si intitola Cose mai viste e parla di animali, i protagonisti più amati dai bambini, però in un'ottica, in una prospettiva molto particolare. Ad esempio questo è un ippopotamo a mollo. Questo invece un rinoceronte da molto vicino. E questo un leone davvero peloso. Abbiamo anche sbirciato sul sito dell'editore perché ci incuriosiva questo invito, giochiamo con cose mai viste. Il sito dà spunti, idee, giochi, tutti nell'ottica di interagire con il bambino e riferiti ai personaggi dei libri. Ad esempio fornisce il cartamodello della zebra del libro di prima in modo che il bimbo la possa vestire lui. Concludiamo adesso il nostro piccolo tour all'interno della sezione Prime letture con un'ultima collana, le mini storie di Attilio che abbiamo disposto qua davanti, edite da Lapis e chiamate così per il famosissimo illustratore che le ha ideate, Attilio Cassinelli, un illustratore molto famoso che è stato molto anche presente all'interno del panorama nazionale e internazionale fino agli anni 90. Per queste storie e anche per molto altro si è aggiudicato molti premi, tra cui appunto ricordo il premio Andersen 2017 e il premio Nati per Leggere 2017 con Cappuccetto Rosso che fa proprio parte di questa collana. Questi libri sono adatti ai bambini dai 3 anni in su e raccontano le storie della tradizione popolare in modo nuovo e originale. Le storie le conosciamo già, ma le illustrazioni fanno davvero venire voglia di leggerle immediatamente. I colori sono vivaci, le immagini sono semplici e anche decise, facili da interpretare da parte dei bimbi. Il tratto nero del contorno dei personaggi è deciso, marcato e bello nitido. E anche i testi, che sono davvero essenziali e non hanno dettagli superflui in cui un piccolo lettore potrebbe distrarsi, tanto che noi bibliotecari li consigliamo anche ai primi lettori autonomi, dato che il testo è in stampatello maiuscolo. Anche il formato e la pagina cartonata ci piacciono molto perché sono proprio ottimi per l'età di riferimento.